Emergenza Covid, sale il numero dei contagi in Veneto, Zai annuncia una nuova ordinanza restrittiva per lunedì. Focolaio nella Bassa, si aggravano le condizioni dell'imprenditore, complessivamente 5 casi positivi. Proteste di agenti di polizia penitenziaria, aggressioni anche a San Pio X, chiesto al governo lo stato di emergenza delle carceri. E ancora Montorso, le Fiamme Gialle arrestano il proprietario di un ecocentro abusivo, trovati quasi 2 etti di cocaina. Prendo la denuncia di un 13enne, sono stato picchiato da 15 giovani, indagini in corso dai carabinieri. E ben ritrovati con l'informazione di Rete Veneto dalla redazione di Vicenza. Andiamo subito a vedere assieme quelli che sono i dati per quanto riguarda la pandemia e del bollettino dell'azienda Zero, il report delle ore 17 che aggiorna un po' la situazione. Vediamo che comunque il totale dei casi con tampone positivo, dato complessivo, è di oltre 19.316 persone, sono più 2 i casi positivi. Guardando poi singolarmente vediamo che i casi attualmente positivi sono 380. 2023 invece i deceduti in ospedale, parliamo sempre complessivamente dall'inizio della pandemia, negativizzati 16.906, 737 invece sono i casi di isolamento domiciliare. Scendiamo dalla tabella, vediamo questa lunga serie di zeri, vedete, riguardano effettivamente quelli che sono attualmente i positivi ricoverati in area non critica o in terapie intensive e non ci sono casi particolari. E invece, tornando alla tabella da questa parte, alla sinistra, vediamo invece che sono totali ricoverati negativizzati 151 e sono totali ricoverati invece positivi 18, 1 in terapia intensiva. Vediamo invece quello che sono i dati aggiornati per quanto riguarda l'USL 8, il dato complessivo della settimana. Nell'USL 8 Berica, dopo parecchio tempo, si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva, però sono 4.435 i tamponi effettuati e 920 i test sierologici. In tutto sono 5 i positivi, 4 i guariti e 4 i dimessi dagli ospedali berici. E adesso parliamo del governatore del Veneto, perché in una conferenza stampa il governatore ha denunciato appunto che la situazione è critica, soprattutto per i comportamenti che non sono adeguati da parte, mancanza di senso civico da parte di molte persone, e già annuncia un'ordinanza per lunedì. Ma vediamo. Il Veneto torna a fare i conti con il rischio elevato di contagio e il presidente della regione Luca Zaia torna in conferenza stampa con toni molto duri verso chi, a causa di comportamenti non in linea con l'emergenza, ha ridato spinta alla presenza del Covid nella nostra regione e annuncia una nuova ordinanza più restrittiva. Non va bene. Le restrizioni, noi presentiamo lunedì un'ordinanza che è già parzialmente scritta. Onestamente potevo firmarla anche oggi, ma non sono contento dell'ordinanza. Noi dobbiamo muoverci all'interno di quello che prevede la legge. La legge, fra l'altro, prevede una multa di 1.000 euro. A me sembra una roba ridicola. Mi sembra ridicolo pensare che la vita delle persone valga 1.000 euro. Il presidente della regione tira le somme dei nuovi contagi e arriva a chiedere il trattamento sanitario obbligatorio per le situazioni più gravi. Posso dirlo? Cioè, se uno commette un reato così importante, andare a infettare persone coscientemente... Ripeto che non sto parlando di questo caso, parlo in generale, perché poi ogni caso è una storia a sé, sto parlando in generale, forse va rivalutata sta roba. Come penso anche che sia fondamentale che ci sia il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Noi non possiamo far decidere il paziente davanti a un sintomatico positivo grave a questo punto, no? E intanto però si aggravano le condizioni dell'imprenditore colpito dal virus. Focolaio del Vicentino, si sono aggravate le condizioni dell'imprenditore 64enne colpito da Covid-19. L'uomo è stato trasferito dalla terapia subintensiva, dove era ricoverato con la maschera per l'ossigeno, alla rianimazione dell'ospedale San Bortolo. Un caso emblematico, quello dell'imprenditore di Sossano, che già il 29 giugno veniva segnalato positivo al tampone. Subito veniva avviata l'indagine epidemiologica da parte degli operatori sanitari per rintracciare le persone con cui l'imprenditore era venuto in contatto. Si risale così al 25 giugno, quando l'uomo avrebbe avuto
avuto i primi sintomi con 38 di febbre e malessere generali, inappetenza, ma aveva comunque continuato la sua vita. Il 26-27 giugno, attività extralavorative, un funerale, frequentazioni in paese, nella sua azienda e la famosa festa. Solo il 28 l'imprenditore si è recato al pronto soccorso di Noventa Vicentina, dove viene fatto il tampone che risulta positivo. Trasferito a Vicenza viene proposto il ricovero, che però avrebbe rifiutato, e alla fine, dopo diverse telefonate con i sanitari e lo stesso sindaco di Sossano, il 1 luglio viene ricoverato ed ora è in terapia intensiva. Una cinquantina le persone a cui è stato effettuato il tampone, due gli imprenditori di Orgiano e Poiana Maggiore messi in isolamento, ma sarebbero una trentina le persone in isolamento domiciliare. La paura del ritorno del Covid fa tremare gli imprenditori, in particolare del Basso Vicentino, e sulla vicenda a Focus il consigliere Gio Formaggio, presente alla festa, invita alla calma. Direttore, non ritorniamo indietro, di questi passi in avanti che abbiamo. E in merito all'attività di indagine circa i contagi Covid riscontrati appunto nel Basso Vicentino, arriva una nota da parte dell'USL 8 Berica, comunica che tutti i 52 cittadini posti in via precauzionale sotto sorveglianza domiciliare sono stati sottoposti a tampone con esito negativo. Al momento sembrano dunque rientrare i timori di un'ulteriore espansione del focolaio. Nonostante però questa notizia rassicurante, la direzione dell'USL 8 ha deciso di ampliare ulteriormente le azioni di screening della popolazione potenzialmente coinvolta. Chiunque avesse avuto contatti attraverso con questi soggetti coinvolti appunto nel focolaio è invitato comunque a rivolgersi immediatamente al servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria per valutare l'effettiva possibilità di contagio, se è opportuno eventualmente fissare l'esame del tampone. Cambiamo decisamente argomento. La protesta a Roma degli agenti di polizia penitenziaria chiedono al governo lo stato di emergenza delle carceri. Ti ringrazio per le mandate, vedo delle cose improbabili, vedo quando nascondono il telefonino sotto una pentola, vedo quello che accade quando un agente della polizia penitenziaria viene aggredito e io non posso più vedere un agente della polizia penitenziaria con la giacca o con quello che è la maglietta di un'altra rotta e stracciata. È un qualcosa che danneggia lo Stato, è come se lo Stato vivesse ogni giorno una sconfitta. Basta aggressioni in carcere. L'hashtag Salviamo la Polizia Penitenziaria è il drammatico appello, il messaggio sintetico che gli agenti hanno rivolto a tutti, puntando direttamente al governo. Anche noi di Rete Veneta avevamo proposto di istituire un osservatorio permanente sulle carceri per poter monitorare le effettive misure di prevenzione che lo Stato dovrà mettere in atto per tutelare la sicurezza degli agenti di custodia, troppo spesso vittime di aggressioni. A Roma era presente anche la delegazione vicentina della Polizia Penitenziaria che assieme ai colleghi provenienti da tutta Italia hanno formato un presidio di fronte a Palazzo Montecitorio. La scelta di scendere in piazza davanti al Parlamento è motivata dall'esigenza di sensibilizzare chi ha la responsabilità di legiferare, di prendere dei provvedimenti che possano far dichiarare lo stato d'emergenza delle carceri. Noi sosteniamo che ci sia la necessità di provvedimenti straordinari, non solo di risorse umane, strumentali e strutturali, ma anche di provvedimenti che possano rimettere in sicurezza il lavoro degli agenti che nelle carceri ogni giorno subiscono le aggressioni violente da parte di detenuti facinorosi. E operazione invece della Guardia di Finanza a Montorso, nei venuti rifiuti abusivi e droga. Montorso. Le Fiamme Gialle di Vicenza hanno arrestato il proprietario dell'ecocentro abusivo di Montorso Vicentino. All'esterno della discarica, già sequestrata il maggio scorso, sono stati rinvenuti 170 grammi di cocaina e strumentazione per il taglio e il confezionamento della droga. Inoltre, l'uomo è stato denunciato per violazione dei sigilli e sottrazione di materiale sotto sequestro, in particolare di circa 800 kg di rame. L'uomo era stato fermato per un controllo a Montebello Vicentino il 30 giugno, alla guida del suo furgone, con un fusto vuoto a bordo dello stesso tipo di quelli posti sotto sequestro a Montorso. Insospettiti dal rinvenimento, i finanzieri hanno approfondito le indagini anche all'abitazione dell'uomo, dove veniva rinvenuta parte del materiale sequestrato. Praticamente dimezzato il quantitativo di rame inizialmente sotto sequestro, che era stato sottratto arbitrariamente attraverso un'apertura laterale del magazzino. Minore accerchiato e picchiato dal branco è finito in ospedale.
Brendola, aggredito dalla baby gang, è un tredicenne a raccontare ai carabinieri di essere stato accerchiato da 15 giovani che, dopo averlo minacciato senza motivo, lo hanno picchiato e sono fuggiti. La vittima, al suo ritorno a casa, è stato accompagnato dai genitori in ospedale al San Bortolo di Vicenza, dove la diagnosi è di lesioni guaribili in 3 giorni. I carabinieri stanno indagando sull'episodio, avvalendosi anche delle immagini di videosorveglianza della zona. Ubriaco alla guida è stato fermato dai carabinieri. È un 25enne tunisino l'uomo che a luna di notte in via del Carso a Vicenza è stato denunciato dai carabinieri che lo hanno fermato mentre stava guidando in evidente stato di ebbrezza. Accanto a lui in auto un connazionale 33enne ed un 50enne algerino. I 3 migranti hanno protestato e provocato i militari, costretti a chiedere il supporto di 2 pattuglie della questura, che alla fine hanno preso in custodia il 50enne algerino, su cui pende un provvedimento di rintraccio per notifica atti. Primo meeting sul dialogo giovanile, un progetto per avviare un percorso che avvicini gli stessi ragazzi al mondo della politica, che si interessa ai loro problemi. Questo progetto va proprio verso l'idea e la visione che le politiche giovanili non debbano essere calate dall'alto, ma devono essere assorbite e acquisite rispetto alle reali esigenze che i giovani illustrano. Tanto che ad esempio il festival, per fare proprio una nota di precisione, ma poi andremo in giunta nelle prossime settimane, parte da questo presupposto, cioè di dare spazio a giovani che possono lanciare stimoli, input ad altri giovani. 11 assessori alle politiche giovanili di altrettanti comuni della provincia di Vicenza riuniti per dare vita al progetto ICS Factor, Innovazione, Competitività, Sostenibilità. Un'iniziativa rivolta però ai giovani dell'intera provincia, finanziata con un contributo europeo di oltre 25.000 euro come premio per essere arrivata terza a livello nazionale nell'ambito del programma Erasmus Key Action 3, Focus le eccellenze del territorio. Il tema dell'incontro di oggi sarà cos'è un'eccellenza per noi, quindi cos'è un'eccellenza sulla carta, ma cosa vuol dire davvero eccellenza. Io così mi sento di fare un pronostico e sono abbastanza sicuro che quello che uscirà è che eccellenza è tutto ciò che funziona, quindi non è quello che è bello sulla carta o che magari è una bella veste di marketing, che è importante, ma ciò che davvero ha un riscontro positivo sul territorio. Punto di forza del progetto, lavorare in sinergia tra comuni per far affiorare dal basso gli obiettivi da conseguire. Come comune riteniamo fondamentale il lavoro in sinergia, quindi una sinergia che parte appunto a livello provinciale per poi scendere a livello locale, quindi col coinvolgimento dei nostri comuni limitrofi e dei giovani del territorio. Il festival stesso, che si terrà a fine ottobre, quindi come momento conclusivo del percorso, vedrà i temi del lavoro, dell'ambiente e dello sport. 3 temi che i nostri giovani, che il tessuto giovanile vicentino ci ha indicato come prioritari. E ad ora invece alcune notizie dalla provincia. Chiampo, chi usa mezzi alternativi all'auto per muoversi grazie ad un'applicazione che monitora il tragitto casa-lavoro, può accumulare un bonus spesa da utilizzare nei negozi della zona. Iniziativa Green, al via da settembre. Valdagno, come ridisegnare gli spazi su misura per i più giovani? Il Comune consulta i gruppi giovanili del territorio per mapparli e raccogliere le loro proposte in modo da elaborare un questionario da sottoporre alla più vasta parte della popolazione giovanile. Montecchio Maggiore, il Comune mette fine alle infiltrazioni d'acqua nella scuola Zanella e finanzia con 200.000 euro il rifacimento della copertura dell'istituto. La gara per l'affidamento dei lavori è prevista per settembre. Gli interventi inizieranno entro gli ultimi mesi del 2020, mentre i controsoffitti verranno sistemati durante le vacanze di fine anno. Tiene, nuovo sportello telematico polifunzionale. Il Comune, dopo l'attivazione del servizio online perché ognuno possa stamparsi da solo il proprio certificato anagrafico, oggi permette ai propri cittadini di attivare all'ufficio relazioni con il pubblico un'identità digitale SPID, così da utilizzare sempre le stesse credenziali per tutti i servizi a livello nazionale e locale. Ed ora quella che sembra proprio una favola urbana, grazie alle vostre immagini che avete mandato a Rete Veneto, un racconto particolare, vediamo. Favola urbana, incredibile ma vero, guardare per credere. Vicenza, via Santi Felice e Fortunato, il traffico di tutte le mattine, ma questa volta ci sono anche loro, mamma Anatra con i suoi pulcini. Camminano destreggiandosi tra le auto e tengono prudentemente la destra. Questo succedeva ieri.
E adesso cambiamo scenario, Viale Milano oggi. È passata una giornata e ecco di nuovo mamma Anatra in giro con i suoi pulcini. Anche in questo caso, prudentemente, porta la prole verso il marciapiedi. Ringraziamo i ragazzi dell'Associazione Vicenza e Vicentini che ci mandano queste immagini. Alcuni cittadini hanno allertato la polizia provinciale e seguito mamma Anatra e i suoi pulcini spingendoli verso il parco giochi di Campo Marzo, dove sono stati messi al sicuro in attesa dell'arrivo delle autorità competenti. Tutto è bene, quel che finisce bene. E vi ricordo l'appuntamento con Focus, la trasmissione del direttore Luigi Bacialli. Ospiti di questa puntata Erika Baldin, Massimiliano Barison, Roberto Caon, Gianantonio Darè, Pietro Dalla Libera e Massimo Venturato. È tutto per questa edizione telegiornale di Vicenza, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo e naturalmente alla programmazione di Rete Veneta. Buona continuazione. Benvenuti al meteo. Il ciclone si sposta verso sud e lascia spazio al bel tempo, ma vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 luglio. Sul Veneto al mattino non si escludono residui ed occasionali piovaschi sulle pianure. A partire dal pomeriggio deciso miglioramento con tanto sole su tutti i settori della nostra regione e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Andiamo ora a vedere la situazione a Vicenza, in città ma anche in provincia. Lo scenario sarà del tutto simile, con inizialmente molte nubi e cielo a tratti anche coperto, ma in genere senza fenomeni degni di nota. Sarà più soleggiato a partire dalle ore pomeridiane. Infine, temperature in lieve calo. Dal meteo di Rete Veneta è tutto. Arrivederci.